Se costruisco una piramide, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo, accettate. Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo The Rig per tentare la sfida di oggi, che se piazzo, se metto una piramide, il video finisce. Allora ragazzi, l'ho provato un paio di volte. Ehi, è folle anche queste. Perché mi scelgono mai le sfide più... Sono rimaste solo le più difficili. Allora, comunque, cavolate a parte, sono venuto al pozzo perché comunque molte persone mi stanno dicendo: Fortu, cambia un po' zona, non andare sempre di agio. Chiedete, vi sarà dato. L'ho provata questa sfida. E in realtà come l'ho provata, vi spiego subito. Mi sono buttato, non mi ricordo manco dove. Comunque, mamma mia, poverino, un caricatore intero su di lui. Dicevo, mi sono lanciato in varie zone. Mi pare che ho fatto slurpy, di agency proprio. Li ho provati un paio. E effettivamente questa è la peggiore dove buttarsi, perché qui piazzare in realtà delle piramidi torna utile in diversi punti dove si potrebbe cadere. Ma non è questo il punto, ragazzi. Più che altro che ho notato che io, ragazzi, mi sento molto bloccato nel costruire, perché ho una paura matta. Bello, ho una paura matta di costruire per sbaglio una piramide, perché io non ho disattivato l'opzione di poterla costruire. Io, se premo un pulsante, si attiva. Ora vi faccio vedere subito in modalità costruzione. Come potete vedere in basso a destra su L1 ce l'ho la possibilità di attivarla. E quindi io, se non sto attento o se costruisco diretto, la stupidata la faccio. Quindi ho veramente molta paura, mi sento molto bloccato nel costruire, ragazzi. Però devo giocarla normale, perché ho notato che se non la gioco normalmente, quindi senza avere paura di costruire, raga, mi massacrano, perché sono molto più lento. Però raga, che ci volete fare? È la sfida, è la sfida. Quindi stiamo attenti, teniamo testa alta, siamo molto vigili. E niente, abbiamo il bunker, magari vedo pure un'altra cesta. Oh, però ti devi levare, dai. Qua già si poteva utilizzare una piramide, per esempio. La gente c'è, l'ho sentita, quindi easy. Azione. Per esempio qua una piramide l'avrebbe fatto molto comodo. Mia, ragazzi, al posto del set di armi c'ho... Non lo so che c'ho... No, dai, mica ho costruito male, no, eh. Ok. Ve l'ho detto, raga, sono troppo impedito dalla paura. Cavolo. Lasciatemi stare, mi stanno sparando dei bot. L'importante è che siano bot. A parte che voglio capire un attimo dove sta il boss. Così mi piglio la sua roba. Il boss qui mi pare ti dia l'arco. E l'arco, lo sapete, è una delle mie armi preferite, se non la mia arma preferita. Quindi quasi quasi. Altra cesta epica. Oh raga, devo dire la verità, sto game ci sta proprio urlando: tranquillo, dopo ti faccio perdere. Ottimo, dovete sapere che io vinco solo le partite difficili. Quelle facili in cui mi vengono dati tutti gli oggetti, vabbè, una pistola, non le vinco mai, va bene. Raga, comunque lo sapete, io nei video faccio tagli giusto per eliminare i tempi morti. Lo dico sempre, ragazzi, fidatevi, perché tanto se le sfide le perdo ve lo faccio vedere. In particolare perché molto spesso si crea un effetto molto più bello quando le perdo che quando le vinco. Però noi comunque daremo del nostro meglio per cercare di portarcela. E niente ragazzi, tra l'altro ho notato che in lobby hanno messo il countdown di 7 giorni, almeno da ora che sto registrando il video. Voi quando vedrete il video, teoricamente il countdown sarà 6. In pratica sabato sera verso le 8, se non sbaglio, ci dovrebbe essere l'evento. Le 8 di sera ovviamente. Noi ragazzi lo porteremo in live. E vi ricordo che noi ogni sera siamo in live, ragazzi, alle 21, per giocare assieme a Fortnite e a tanti altri giochi, intorno alle 8-9 di sera, ragazzi. Se volete aggiungervi, vi lascio in descrizione, nella sezione live streaming, il link dove potete iniziare a seguirmi, in modo appunto da non perdervi le prossime live bozze. Mi raccomando raga, fatelo, perché ci guarderemo anche l'evento, appunto. Cioè andiamo all'elicottero e non fa niente, ci cioè andiamo lì, vabbè. Qui la piramide l'avrei potuta piazzare, e se l'avessi piazzata mi sarebbe risultato tutto molto più semplice. RIP. La safe dove sta? Ah, ottimo, io vado a The Rig, la safe sta giustamente nell'antipodo della mappa. Ok, permesso, grazie. Elicottero, invece qua, caro, mi sfondare a terra. La Fortu di Gamer Airlines sta per partire, si prega di riporsi ai propri posti. Tra l'altro sono l'unico nell'elicottero, quindi questa cosa non ha senso. Allora, giretto a slurpy, ragazzi, giretto a slurpy, vediamo se riusciamo a farci qualche kills su qualcuno. La zona dovrebbe essere ancora, non piena, però ci dovrebbe essere ancora qualche nemico, almeno uno che ha pulito la zona, che ha vinto tutti i fight, no? Effettivamente se ne sarebbe potuto andare. Vabbè, allora vorrà dire che sta in zona VIP in Woods, se non sbaglio. Se ha utilizzato la barca e è andato dove dico io, altrimenti ci ritroviamo zero nemici. Vediamo ragazzi, passiamo. VIP in Woods pure sembra lootata? Non lo so, no, in realtà VIP in Woods non è stata lootata, ragazzi. Vedo delle ceste ancora chiuse.
Raga, nel frattempo che facciamo il nostro viaggetto verso di Agency, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutte le prossime sfide che arriveranno, mi hanno sparato, e anche tutte le prossime, i prossimi video, ragazzi, perché ho intenzione di portare anche video diversi, oltre al format che vi piace tanto. Sì, ma non ho capito dove mi hanno sparato, non so se era Celti Springs, era... Là stanno fightando, quindi potrebbe darsi che sono lì, ragazzi, vediamo. Due persone ci dovrebbero essere. Quindi magari mi metto un attimo dall'alto e provo a fare un po' l'infamuccio. Tra l'altro, raga, voi non mi trovate solo su YouTube, mi trovate su Instagram, su TikTok, su sito Viola, raga, dove volete voi, veramente. Mi trovate veramente ovunque. Quindi vi invito, se potete, a seguirmi ovunque, dato che pubblico veramente tantissimi contenuti. Dovunque, raga, veramente, non lo sto scherzando. Mi trovate ovunque e pubblico ovunque, quindi vi aspetto, Allora, quello mi sembrava un nemico, era semplicemente la coda del mio elicottero. Ah, ma c'è qualcuno, ok, ce l'ho di fronte. Vabbè, fra, non me ne volevo andare, stai tranquillo, cioè, sarei rimasto, ti volevo fightare, in tutta sincerità. È l'altro nemico che ha fatto il fifone. Io ho finito i materiali, ragazzi, io ho finito i materiali e questo è un problema. Non ho costruito piramidi, almeno non mi pare. Grazie, dammi tutti i tuoi materiali che poi me ne devo scappare via. La giampa l'ha distrutta, tua mia, sì, pipipi, la tua grandissima sorellona. Di conto abbiamo un problema, Mayday. Mayday a breve probabilmente. Però il cottero? Devo trovare subito un falò dopo. Dai, cavolo. La safe non dovrebbe zapparmi già due. Mi zapperà ancora uno. Quindi siamo tranquilli almeno per ora. Però meno vita mi zappa, meglio è. L'elicottero lo sto sfondando. Non sono un pilota di aerei, devo ammetterlo. Cioè di elicotteri. Perché aerei? Cosa ho detto? Qualcosa che ci può interessare. Avrebbero potuto lasciare un medikit, non è improbabile non entrare in safe. Aspettate un attimo, mo faccio una controllatina veloce, ragazzi. Sono ripartito con l'elicottero perché mi stavano sparando. Non so se l'avete notato, ma il mio elicottero ha preso più danni che altro. Fermiamoci a The Agency, non fa niente. Ci mettiamo sul tetto di The Agency ed eventualmente facciamo cambio elicottero. Cavolo, man. Questo ha fatto male. Sta un tizio. No. Io mo qua come ci scendo se non con l'elicottero? Cioè, con l'elicottero, scusatemi, con la piramide. Io qua devo per forza scendere di piramide. Dai. Oh, ma che è? Ammirate delle tabbis. Potato aim, man. Potato aim. Quello è Midas. Ah, ok. Sta sfondando Midas. Guardatelo. Guardatelo. Ma è Midas? Ma sta arrivando qualcuno, ragazzi. Sta arrivando qualche nemico. Questo c'aveva lo spasso. Vabbè, dai, meglio. Quella zona... Quella zona sta ancora un nemico che forse sta a fightare, raga. Lui non l'ha capito, lui non l'ha decisamente capito. No, infatti. Ok, mi è andata bene, mi è andata bene. Non ho costruito piramidi, vero? Sta arrivando un altro tipo. Qua sta tutto aperto, ciao. Ok, la zona di Agency si sta facendo molto calda, ma... è normale, raga. È di Agency e sta in safe con 12 persone. Non potevo aspettarmi un esito diverso. Solo che là stanno diverse armi molto utili, a dirla tutta. Se ci riuscissi a pushare addosso un attimo prima che se le piglia. Ok, vabbè. È sgrava, c'è poco da fare, raga. La Tommy Gun è sgrava. Io devo essere sincero, preferisco sempre la minigun. Però siete voi che di recente dite: bro, dai, metti la Tommy Gun, è meglio. Ok, sto seguendo il vostro consiglio e non me ne sto pentendo. Però è gusto personale, ragazzi. Io preferisco sempre la minigun. Tanto sono toxic alla stessa maniera, parliamoci chiaro. Che bello quando ti atterra la gente in testa. La piramide l'ha piazzata lui. Guardate, non me la fai editare. È sua. L'avete visto, ragazzi? Ve lo faccio vedere tutti. La piramide è sua, non l'ho piazzata io. Stavo sparando, tra l'altro. Mettiamo le cose in chiaro, altrimenti poi la gente mi rompe nei commenti. La piramide non l'ho messa io. Ha fatto lui. E gli è andata anche molto male. Se l'è giocata molto male, ragazzi. Si è preso il primo pompa in faccia 100. Non ha capito più nulla dopo. Mi ha fatto poi entrare nella struttura. Allora, la safe dove sta? Sta qua. La safe sta qua. Mica ho costruito piramide, no? Mamma mia, raga, non potete capire quanto sono impanicato. La safe sta lì. Ci sarei potuto andare con l'elicottero, sono stupido. Con l'elicottero mi sarei evitato una bella rogna, vabbè. Sarebbe stato meglio con l'elicottero, non fa niente. Voglio un attimo farmi il giro lungo, ragazzi. Siamo in 6. Vorrei un attimo tentare di farmi un giro lungo per evitare fight diretti.
per mettermi un attimo in una posizione di vantaggio rispetto al resto della lobby. Controllo anche se qui c'è qualcuno, perché potrebbe essere pericoloso in realtà. No, vabbè, per rigor di logica. Oh! Per rigor di logica, due cippe, signorina, sia calmo. Madre. Ok, c'è qualcuno che aveva avuto la mia stessa brillante idea, in realtà, di mettersi al limite della safe. Era un tizio non molto sveglio. Non farmi cadere, ti prego, non farmi cadere. No, Iafra, non posso costruire la piramide, ti prego, lasciami stare. GG.